Cambiamo argomento adesso, mentre nel resto di Italia e d'Europa gli stipendi aumentano, i molisani guadagnano meno di 10 anni fa, lo dice uno studio del Sole 24 Ore. Gli unici che nella nostra regione se la cavano meglio dei colleghi di Lombardia e Lazio, tanto per dire due regioni, sono i dirigenti pubblici, come ci spiega Laura Preite. La retribuzione media oraria negli ultimi 8 anni in Molise si è ridotta dello 0,3%, un record negativo se confrontato con le altre regioni italiane ed europee. I dati li ha elaborati il Sole 24 Ore su fonte Eurostat e riguardano gli anni dal 2008 al 2016. Si registra un aumento degli stipendi un po' in tutto il continente europeo. Nel nostro paese si oscilla tra il meno 0,3% del Molise e il più 0,2% della Calabria al più 21,2% della provincia autonoma di Bolzano. Qui si è passati da 14,9 euro l'ora nel 2008 a 18,1 euro nel 2016. Nel mezzo ci sono Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con più 19,4, più 16,6, più 13,8% rispettivamente. Segue il centro e il sud con aumenti a una cifra in Campania più 8,4, Puglia più 7,2, Sicilia più 2,5. Se guardiamo all'Europa, aumenti record si sono registrati in Bulgaria, dove in alcune parti del paese si è toccato il più 80%. In numeri assoluti si è passati da 1,4 euro l'ora a 2,6 euro. Aumenti a doppia cifra anche in Romania, Estonia, Slovacchia, Ungheria, colorate in blu scuro in questa mappa di Infodata Sole 24 Ore. Eccezione negativa è invece la Grecia, dove il segno meno ha toccato il 26,5%. Cali si sono registrati anche in Irlanda del Nord e nel North Yorkshire britannico. Il dato negativo molisano fa ancora più impressione se confrontato con la rilevazione della Corte dei Conti di agosto, che ha sancito un più 38% in spesa media per dirigenti pubblici nel 2017. Lo stipendio medio annuo di un dirigente regionale è di 118.000 euro lordi, più di Lombardia, Lazio e Puglia.